Eccellenza, volete dare l'ordine per l'esecuzione? Dichiara e definisce tutti coloro essere compresi in questo bando a doversi ritenere per sottrazioni alle tasse, rei e condannati alla forca sine grazia alcuna, né giudizio. Quindi confermo proponimento et con ogni rigore, senza speranza di remissione, e tali condanne siano ominamente eseguite. Io di questa grida non capisco proprio niente. Ma io lo stesso, tutti quei ghirigori. Sta a sentire, ignorante. Adesso te lo spiega. E chi è? Mi pare un gran dottore. Certo, è mio compare, un gran dottorone. Lui la mente e io le legnate. Due cose che stanno bene insieme, no? Dunque, chiunque porti di contrabbando in città verzicaniglia o cipolle o tuberi o asparagi o altre derrate o uova o pollami non verrà più punito come si faceva una volta, e cioè contratti di corda, fustigazione o remi sulle patrie galere, bensì verrà senz'altro spedito all'eternità col facile e comodo sistema della pendizione. Alla miseria, che gran cima! Eh? O non è? Un gran dottore! Un dottorone! Ma se domattina verrete alle porte della città, vedrete... E vieni anche tu domattina! ...rispondere al governatore. Alla porta nord, quando arriva la gente dalla campagna. Il mio padrone darà una bella lezione al governatore e al daziere. Vedrai. E va bene, prendi tutto e non se ne parli più. Ma guarda. Tutte le mattine questa invasione di villani! Calma, calma! Ma fa questo maccato! Oh! Oh! Avanti uno! Don Urbano, è per vostra moglie, donna Zita. Che preziosità! Che meraviglia! Bene, bene, passate, visto tutto. Passate, passate pure. Oh, signoria bene, illustrissima, bene. Grazie. Michelotto! Michelotto! Ah, eccomi qui. Porta quelle tenere colombelle a mia moglie. Non è in casa. Eh? Non è in casa? No, non c'è. Ma tu non l'hai vista? Boh, e dove è andata così di buon'ora? Ah, stava inseguendo un pollastro al di là del ponte. Pollastro? Gli è scappato chissà come. Eccola là! Ah, vediamo un po'. Ti, vieni qui. Ti sto prendo, ti metto impignata. Vieni qui, ti. La mia zitta. Ehi, tu! Al tuo posto! Calma, calma! Oh, avanti il primo! Venite, venite, presto! Guardate, ecco la moglie del daziere. Mi darò da fare per strapparle le chiavi. Non è certo un sacrificio. Vedete quell'albero? Aspettatemi lì. Io vi butterò le chiavi. Sì. D'accordo? Ci vediamo fra poco. Ottima. Thank you.
lo spaventapasseri. Ma, signore... Finalmente vedo che il destino mi viene in aiuto. Signore, io non vi conosco. Ah, no? Ma cosa fate? Lasciatemi andare. Oh, vi prego. No, vi prego. Finalmente. Donna Zita, ogni mattina io vi incontro alle porte della città. Mi avete ammaliato con la vostra bellezza. Donna Zita, ogni mattino quando entro in città mi fermo qui poco lontano ad ammirarvi in silenzio. Ogni attimo non ho che voi davanti ai miei occhi. Ma cavaliere, che vi prende? Che spalle, che vita, che femmina. La vostra bellezza mi incanta, donna Zita. Ma signore... Da quando vi ho vista, dalla prima volta non ho più pace, ma ora non mi sfuggirete. I vostri occhi mi rivelano che voi possedete un qualcosa di cui ho strettamente bisogno. Ma non c'è. Che cosa? Ma non c'è pelle più morbida della vostra. Ma è sparita. Sparita? Avanti, cosa portate? Verdura. Verdura? Ah, eccola! Ferma, 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 così, buona! Ferma! Eccola! Eccola! Adesso voi, andate! A presto, bellezza! Un ducato. Via con quella bestiaccia. Avanti un altro. Voi che cosa portate? Ma io vedo solo tre uova. E che c'è di strano? La mercanzia la presento bene io. Vale più la mostra, signore, che la roba. Tre uova sole. Tre uova. Forse che uno non può portare in città tre uova? C'è forse una legge che lo vieta? Voi state zitto. E chi parla, o signoria illustrissima? Da dove venite? Da casa, per dire. Da che villa, dico? Casa Larga. Sapete che chi porta quel ciuffo va dritto in galera? Io l'ho sempre portato. Niente, niente. La grida dice chiaramente. Chi porta il ciuffo va dentro. Via, lasciate qui la cesta. La cesta. No, quella cesta. E poi questa grida io non la conosco. Male, male. Istruitevi, ignorante. Molto male. Alto là. La grida dice anche un'altra cosa. E chi siete voi con quella cesta di cipolle? Tuberi, signore. Nobilissimi tuberi. Sono un villico studioso. So tutto sulle grida. Che avete lì sotto? Ma no, niente. Ma te, cosa vuoi dire che possa avere? Vi dico niente. Maledetto. Guardie, arrestatelo, in galera. Oltre fare il bambino, ai ferri, ai ferri. Ma lasciate. E sia messo dentro in cella con gli altri truffatori. Galline volevo importare senza pagare la tassa, che si è messo dentro. Stasera mi porteranno tutti in tribunale, in città. Vi passerà la voglia. Cipolle? Sì, ed è inutile dichiarare il peso di questi nobilissimi tuberi. È questa la chiave. Io apro pian pianino e voi dietro di me. Io l'ammazzo quel tanghero. Lascia fare al mio padrone. Chi vuole passare al suo servizio, alzi la mano.
Sì. No, 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 no. Su, coraggio! Via, su! Andiamo! Su, andiamo, ragazzi! Via! Fuori, fuori! Ecco, andiamo! Voi pagate! Ed io entro e non pago! Ecco uno dei maiali che si ingrassa con la fama del popolo. Sotto maiale. Vediamo se ti reggi in piedi. Ah! Là! Oh! Coraggio! Dagli una buona lezione, Beno, a quel tacchino. Guardate che bel capone, che ne dite, lo facciamo lesso o arrosto? Là! Là! Anda, anda, olè, toro, anda, anda, olè, 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 toro, olè, olè, anda, anda, toro, anda, anda, olà, su, su, dai, tirati su, rimettiti il cappello, dai, su, la fine della parola. Evviva! A voi, signori! A voi la sentenza! Io sono un povero dazziere. È il governatore di Milano che ha decretato la morte a chi truffa il Lazio. No, no. Io devo soltanto riscuotere. No. Ehi, stalliere, tu hai avuto favori da me. Dillo. E anche tu, Donna Maria. Donna Maria, anche tu mi conosci bene. Di una parola, Donna Maria. Cominciamo da te. Perché non parlate? No, no! Decisa a venire. Vi ho fatto chiamare per sollecitare personalmente una risposta. E naturalmente positiva. Eccellenza, ancora nulla. Cosa dite? Deve accettare! Mi deve sposare, lo voglio! Eccellenza. Ricordate che buona parte della fortuna che verrà ereditata da Diana con questo matrimonio sarà il vostro compenso pattuito. Tenterò ancora qualcosa se sarò maggiormente incoraggiata. Aumenterò di 2000 ducati d'oro il compenso per voi.
Con lo sposarsi, la fortuna che mia sorella Diana eredita è incalcolabile. Il colpo è grosso, eccellenza. E mi addolora, sinceramente, sacrificare il cuore di lei per... O metà di tutto, o niente. Ah, bene, metà di tutto. Di tutto. D'accordo. Verrò questa sera a prelevare voi e vostra sorella per la festa che si svolgerà qui a palazzo. Vedrete, sarà una eccezionale chiusura di carnevale. Credo anch'io, eccezionale. A questa notte. A questa notte, allora. E alla nostra fortuna, signora. Come vedi? Ma perché hai fatto quella bravata? E tu come lo hai saputo? Non si parla d'altro in tutta la città. La mia cameriera ha visto tutto alla porta di Milano. Sei stato meraviglioso. Diana, sono spinto ad agire dalla sofferenza di un popolo e dall'ingiustizia. Ma non dovevi venire a trovarmi, è pericoloso. Questo è soltanto l'inizio della nostra ribellione. Arrischieremo tutto per rovesciare il governatore, quel tirannucolo da strapazzo. Bene, sii prudente. I suoi soldati ti stanno cercando ovunque.
Tu sai che sono sempre con te ugualmente. Ma dimmi, perché sei così vestita? È stata Elisabetta, mia sorella, a ordinarmelo. Vuole condurmi in qualche luogo per il carnevale. È sempre contro di noi? Già. È convinta che tu sia semplicemente un provocatore. Senza speranza e senza un soldo. Beno. Cos'è stato? Niente, è solo una finestra che batte. Ascolta, temo che anche tu sia in pericolo. Sono imprevedibili le mosse del governatore per arrivare ai suoi fini. So bene che non ti posso offrire dei palazzi e che ti mancheranno le tue ricchezze e che tu soffrirai privazioni. Ma ugualmente ti dico, voglio che tu venga con me. Come puoi dirmi questo? Non è possibile. No, Beno, ti sarei solo di ostacolo. Oh, questo non è un motivo. Con te al mio fianco trionferò sempre. E farei l'impossibile per renderti felice. Ti seguirò fin quando non ti stancherai di me. Eccellenza, per di qua, prego. Signori, attendetemi qui. Si sollecita, non perdiamo un istante. Prendo qualcosa di necessario. D'accordo. Com'è strano. Uno si può rendere conto della forza di un sentimento nei momenti più difficili. Più che per il tuo amore per me, io ti ammiro per la tua decisione. E soprattutto per il tuo coraggio. Eccellenza, scusate per il ritardo. Diana sarà pronta tra un momento. Va bene, attenderò qui. Finalmente mi è dato modo di vedervi in faccia, sobillatore di popolo.
aiutalo tu, mio Dio. Così si prese una pistolettata proprio nella schiena. Chiti! Chi combatte? Il governatore! È un attentato! Presto! Eccoli lassù! È Beno da Lodi! Addosso! Abbiamo qualcuno. Non ci deve scappare. Assassino! Siete un assassino! Diana, amore mio, senza di te ora ogni cosa non ha più senso. Continuamente sarai davanti ai miei occhi. Ti vendicherò. Non avrò più pace, Diana, finché quei due saranno in vita. I cavalli. Lui, sempre lui, quel dannato. Adesso si mette contro di noi apertamente. È a capo di una masnada. Ieri il povero dattiere. Ho sentito. Ho paura della mia stessa ombra. Si decidesse ad attaccarmi, gli darei una lezione. Ma non sappiamo nemmeno dove si nasconda quel maledetto bandito. Tutti sono con lui. Nessuno parla. Dobbiamo fare qualcosa. Io torno a palazzo. Venite da me questa sera. Decideremo. Thank you.
C'è una suora del convento delle umiliate. Eccellenza. A che debbo questa vostra visita, sorella? Da molto tempo si rendeva necessaria, indispensabile, urgente ora, la sistemazione di vostra cugina, Maria Dolores García López y de Molina. Voi non vi decidevate mai a venire al convento, ed eccomi ora io qui da voi. Se fu lasciata ancora fanciulla tra le vostre mura dai suoi genitori, fu perché chiamata da Dio a sua diletta sposa, sorella. Maria Dolores non fu chiamata da Dio né ad essere sua sposa, come voi dite, monsignore, né a servirlo in simil modo. Essa quindi tornerà nel mondo. Ma voi non potete, non potete ora! Come osate, monsignore! Volevo dire che c'è di mezzo la dote che da bambina portò con sé in convento. E non fu di poco. Le sarà appunto restituita anch'essa. Dove volete che porti quella mezza monaca? Quella santa mancata? Dove? Nel mio palazzo? A vivere con me? Qui? No! Rimarrà da voi. L'avete voluta, vero, quando era piccola? Bene, tenetevela ora. Maria Dolores, eccellenza illustrissima, uscirà di convento dopodomani mattina alle 8. Procurate quindi che ci sia qualcuno ad attenderla. Il convento è lontano. Non trovo una soluzione. Certo che lì la mettono fuori dopodomani. Bisogna fare qualcosa. Tutto, purché non ritorni a palazzo. L'hanno messa in convento per non dividere con lei il patrimonio. Ed eccola che ti piomba, bella e fatta donna, a prendere il suo per goderselo col primo maschio che trova. Portiamola al convento di Serravalle. Ho una badessa e collegata con me. Forse è la cosa migliore. Già. Disponi tu, Jesus. Aiuta un amico nella disperazione. Te ne sarò riconoscente. Portala. Portala dove vuoi. Basta che non la riveda mai più. Ti compenserò. Ma che non la riveda mai più. Non voglio mai più rivederla, mai. Sarò puntuale. Dopodomani al convento delle umiliate con la carrozza. D'accordo. Su, su, calma, figliola. E per prima cosa, chi siete voi? Luisa, un'inserviente in casa Lopez. Sì, ricordo. Ieri mattina al palazzo, quando venni per... Sì, sì, madre. Poi, via voi, il cugino di Maria Dolores ha ordinato a un suo uomo di venire a prelevare qui la signora, ma per condurla non so dove, insomma, per farla sparire, se necessario. E per sempre. Lo prevedevo. Cosa si deve fare? Non si può abbandonare una creatura in tale modo. Un solo uomo può fare qualcosa per lei, per noi, ed è Beno da Lodi. Ma è un estofante, un brigante. Finire così nelle sue mani. No, non è così. La verità è che non so per quali particolari scopi iniziò da tempo a proteggere il popolo dalle angherie del governatore di Milano. Cosa volete, mia cara Luisa? In questi anni la forza legale non protegge in alcun modo la gente tranquilla, inoffensiva. E l'impunità è organizzata così come i privilegi di classe e i molti puntigli di interesse. Naturalmente la voce di questa spada, in difesa di tanti deboli, venne dai conquistatori spagnoli relegata nel numero dei bravi e vagabondi che ora infestano Milano. E quindi... Il Beno da Lodi è perseguibile di cattura e pene.
Ma non abbiate alcun timore. Andate da lui. In questo momento è particolarmente forte, perché ha raccolto attorno a sé uno stuolo di altri bravi, i quali sono tutti pronti a difendere il bisognoso. Dove lo posso trovare? So che si nasconde. Questo nemmeno io lo so. Ma andate in città e prima di entrare presso la porta Vigentina troverete uno scrivano, un dottorone che va per la maggiore. Domandatelo a lui. Ditegli il mio nome, Maddalena della Carità. Sarà come una parola d'ordine. Oh, grazie. Grazie, madre. Ebbene, deciderà. Ma fate presto. Fate presto, figliola. E che Dio sia con voi. Ma tanti, devoti e rispettosissimi ossequi. Ecco lo svolazzo. Spero, buona donna, che sia di vostro gradimento. E guarda i polli. Buona donna, date a me i polli, date a me. No, io prima devo parlare al pubblico scrivano e poi, se mi accontenta, vi darò i polli. Dite pure, sono qua, parlate. Io, vede, lei mi deve scusare, ma noi altri poveri non sappiamo così dottamente parlare. Già. Dunque, sono venuta da lei per sapere una cosa. Ditemi il fatto, come sta? È noto che la conosce a memoria tutte le grida che i nostri conquistatori spagnoli pubblicano a Milano. E non è poco se si tiene conto che specialmente il governatore, canaglia matricolata, ne pubblica in media benedetta due al giorno. Gente, siete tutta uguale. Venite qui e invece di farvi interrogare volete dire la vostra, perché avete già i vostri sciocchi disegni in testa. E poi in fondo, cara donna. Chi è questa donna? Cosa vuole? È con voi? Ma no, cosa c'entra questa donna con me, con bene, le grida? Calma, 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 una alla volta, sentiamo. Ah, allora. Beh? Polli! Lasciatemi, polli! Apri il cancello. Ah, bentornati. Grazie, Beno. Vi ho condotto personalmente una fanciulla che pare abbia notizie tanto allarmanti quanto interessanti. È una ragazza coraggiosa, ascoltatela, Beno. Ma voi chi siete, bella fanciulla? La cameriera di Maria Dolores Lopez, una bella famiglia di spagnoli. Il loro palazzo è fuori di Milano, dalla porta ticinese. La cugina di Lopez? Già. Ascoltate. Avete detto Lopez, il braccio destro del governatore? Proprio quello. Domattina andranno a prenderla al convento delle umiliate per portarla non so in quale altra sepoltura. Oh, vi prego, dovete aiutarla. Solo voi potete tanto. Domattina? Sì, domattina. Ehi, bisogna far presto. Hanno un giorno di vantaggio su noi, speriamo di fare in tempo. Antonio, a cavallo, partiamo in 4 o 5, non di più. Bene. Vengo con voi. Non è impresa per una donna. È la mia padrona. Le sono molto affezionate. Voglio essere vicino a lei. Oh, vi prego, lasciatemi venire. Si tratta di galoppare una notte intera. Ma ce la farò. Va bene, andiamo. Luisa, venite. Vi farò vedere i cavalli. Voglio che voi scegliate il cavallo più bello. Domattina verrete con noi? Certo, per proteggervi. Proteggere me? Che non sia il contrario. Ditemi, come siete capitato in questo bel gruppo di amici? Non siate cattiva con loro, Luisa. Perché ho detto amici? L'intenzione era tutt'altra. La mia storia è uguale a quella che potrebbero raccontarvi questi amici. Da alcuni giorni, da quando il governatore ha pubblicato una grida, tutti quelli che sono sorpresi al mattino nell'entrare in città con qualcosa di contrabbando, di irregolare, sono prelevati e mandati alla forca.
Tutti noi ci ha liberato Beno da Lodi ed ora siamo tutti con lui. Chiunque può essere facilmente impiccato. Noi non sappiamo né leggere né scrivere. Come si possono seguire tutte le leggi che emanano? In questi tempi diluviano. E i delitti sono così dettagliati e le pene così complicate, esorbitanti, che uno dovrebbe passare tutta la sua vita a studiare le grida. E così può capitare che un giorno o l'altro... Si finisce nelle mani della giustizia e vivete tutti insieme, così, fuori dalla legge? Oh, la legge. L'impunità è nello stesso tempo così ben organizzata. Comunque, una cosa ho ben capito, Luisa. Che la peggiore condizione in questi tempi è quella di un animale senza artigli e senza zanne. Ah, questo è vero. Chiamatemi Antonio. Perché? Mi fa piacere. Antonio? Oh, bella incantadora, perché stanotte tu non porti a me il tuo cuore, amada mia? Oh, sueño de mi vida, perché stanotte tu non porti a me i tuoi baci, amada mia? Luisa. Sì? Eravate per un attimo distratta, assente. Credete. A che pensavate? A voi, a qui, al nostro incontro. Pensate di rimanere per sempre tra questi vagabondi? Ah, scusate, amici. Dipende da quanto starà al potere l'attuale governatore. Già, però, sanno fare della musica. Chi sono? Michelotti, per non so quale colpa commessa, hanno preferito unirsi a noi piuttosto che andare a finire sulle galere di Sua Maestà Cattolica. Ah, spagnoli? Sì, tutti di Valencia. Sogno di mi vita, perché stanotte tu non porti a me i tuoi baci, amada mia. Te chiedo a morita, te chiedo cantando, soffrendo. Avvicinati. Ma io veramente, Luisa, non... Prova. Luisa. Sei proprio un animale senza artigli e senza zanne. Ma in compenso li ho lunghi io.
Di avervi sempre tra i piedi. E il vostro padrone ha mandato voi, codardo, per questa sua nuova impresa. Su, su. Via! Su, coraggio. Finalmente, signora. Grazie a lui. Lui è il salvatore. Non esistono parole per ringraziarlo. Diana. No. No, non è possibile. Diana, sei tu. No, voi vi sbagliate, cavaliere. Io sono Maria Dolores Garcia Lopez. Grazie molto. La vostra somiglianza con Diana è prodigiosa. Dove volete che vi conduca? A Milano, a Palazzo. Signora, non andate. Per carità, a Milano no. A Palazzo no, non tornate. A Milano. A Milano. Luisa, venite con me. E voi portate la carrozza nella scuderia. Di là. Ma voi... Non abbiate timore. Tornate nei prossimi giorni se potete entrare in Milano. Vi aspetto. A presto, allora. Andiamo a prendere una boccata d'aria, Pablo. Ho brindato troppo e ho la mente offuscata. Sì, eccellenza. Via, via, ho detto. Non si muove. Ah, è un fantasma. È al convento e non verrà mai più fuori. Non sono un fantasma. E al convento non tornerò mai più. Sono nel mio palazzo e nessuno oserà ancora seppellirmi in un convento. Invece tornerai in clausura e subito, di corsa. E io personalmente ti ci porto e di lì non uscirai mai più. Parola ad un Garcia Lopez. Siete ubriaco. Pablo, prepara subito la carrozza. No, tre cavalli, faremo più presto. Non riuscirete a portarmi via dal mio palazzo. Mio? È mio ora. Mio, perché tu sei una monaca. Sei una sposa di Cristo. Una sposa di Cristo. Perché tu sei una monaca. Sei una sposa di Cristo. Dimmi tu. Siete pazzi, lasciate. Voi, Beno Davodi.
Siete sfuggito quella sera. Ora non vi sarà così facile. Davanti a lei continuiamo quel duello, Lopez. Maledetto. Luisa, andate da Antonio, presto! Alzati! Alzati! Voi non era un parente. Per me era un volgare assassino, Diana. Non vi rammaricate. Se a due giorni dal bando di codesta grida, a di qui affissa, e per altrui segnalazione e per sua spontanea volontà, non venisse cotal bandito assicurato nelle mani della giustizia, saranno prelevati ostaggi in numero di 100 ad arbitrio assoluto di Sua Eccellenza Illustrissima ed inviati alle galere al sano esercizio del remo. Qui la cosa si mette a brutto, a tempesta. Reagisce con energia il birbantello. Che si fa, dottore? Avvertiamo bene. Provvederà lui e vedremo come se la caverà. Questo silenzio è peggiore di 1000 spagnoli. Sono tutti a Lodi. Si sono rivoltati a causa della carestia. E lui, invece del pane, vi manda i suoi soldati. Ma per dove andiamo? Per di là. Sei sicuro? Ho una memoria di ferro. Ci sono stato una volta a farmi levare una tassa sulle cipolle e mi diedero un tale calcio che me lo sento ancora proprio qui. Attento, di là, di là, su, su. Thank you.
Svelto. Imbecille, balordo, ti farò bastonare. Voi. Io. Siete ancora tra tutti di gran lunga il più fortunato. Ho fatto un giuramento, una promessa, di non spargere più sangue. Ma voi, governatore, in cambio, libererete tutti gli ostaggi. Immediatamente. Alzatevi. Tu va fuori di guardia. E che nessuno entri. E datti molto contegno. Sei un servitore di Sua Eccellenza Illustrissima. Va. E adesso a noi due, ribaldo di un governatore. Su, alzatevi! Avanti, qui. Sedete. E ora scrivete. Su. Scrivete quello che vi detto. Io, in qualità di governatore di Milano, proclamo con questo documento che tutti i prigionieri da me ingiustamente catturati siano immediatamente liberati. Andiamo, scrivete. Su. Non vi fermate. Non fate un gesto. Continuate. Eccellenza, porterò io stesso il messaggio. Circondate come al solito. Scusate lo schioppo, solo se necessario. Abbiamo i colpi contati. Oh, che lusso! Andate un po' a vedere di che si tratta. Eccellenza, i briganti. I briganti? A sta ora, ciò! E voi chi siete?
Me lo dirò, nobiluomo. Prima però ditemi voi chi siete. Come osate, Marano? Non vedete lo stemma sullo sportello? Sono il nuovo ambasciatore veneto presso lo Stato di Milano, nonché barone di Marostica, conte di Sanse, visconte di Boasse e camerlengo segreto di sua serenità il retore di San Rocco. E spada permanente dell'eccellente... E adesso lo spogliarello. Peccato che non vi siano graziose villanelle. No. Piano, piano, ce n'è per tutti, piano. No. E adesso, gran mascherata. Ma come usate? Io eleverò formale protesta. No, gli abiti, no, costo un patrimonio. Scusate l'incidente diplomatico. No. Dottore, preparati a far l'ambasciatore. Piano, piano. Si scappa con la mia carrozza, scappa! E l'assessore qua in mezzo alla guassa! Ah, cosa passa? Sono rovinato! Maledetti! Ma Venezia, non perdona Venezia! Nostra guerra! Nostra guerra! Tutto va la bussa! Maria Dolores. Beno. Come mai tu qui? Non parlare, non dire nulla, Beno. Questa è l'ultima volta che sento le tue labbra pronunciare il mio nome. Amore mio caro. In un momento così disperato. L'avere te vicino mi rende più forte, Maria Dolores. È fra poco, vero? Ma non disperarti. Sono qui, accanto a te, Beno. Mi addolora solo che appena ritrovato in te l'amore, devo lasciarti. La vita non mi è stata certo prodiga di felicità. No, Beno, ti prego. Maria Dolores, pensami. Pensami tanto. Tutta la vita che ti resta. Guardami. Guardami un'ultima volta, Maria Dolores. Amore. La forca è pronta. Via, via subito, date ordine. Va bene, eccellenza. È stato provveduto a far partire la spedizione punitiva per Boffalora? Sì, eccellenza. Tutta la guarnigione. Come tutta la guarnigione? E allora chi è rimasto a palazzo? Qui deve sempre restare una scorta. Ma in città, eccellenza, tutto è calmo. Non si sa mai, è una calma che non mi piace. Ah, da un momento all'altro deve arrivare qui l'ambasciatore veneto. Bisogna non farlo entrare a palazzo. Trovate qualsiasi pretesto. Prima si deve spiantare tutto. Non si può ricevere un ambasciatore veneto con la forca in cortile. Bene. Non rimanete qui, signore. Non posso andar via. Resterò fino al suo ultimo respiro. E il segnale me lo darà questo suono di tamburo. Quando cesserà? Signora, chiamatemi Maria Dolores. Voi, Luisa, mi siete sempre stata così vicina, così fedele. Grazie. Maria Dolores. Ehi, voi altri, sentite? Che sicura. È un'anima del purgatorio. Ah, per me invece è uno di quegli untori della peste avuta a Milano anni or sono.
Vi ricordate gli untori? Non ho mai creduto alle storie degli untori. E dico a voi, venite qua, benedetti, andiamo! E se fosse un untore, guardalo, bisogna fargli paura, allontanarlo, perché un po' di polvere è subito buttata e costoro a buttarla hanno una destrezza particolare. E hanno il diavolo dalla loro, se lo facciamo entrare in città fa nascere la peste. Ulla, venite a dare una mano all'ambasciatore della Serenissima Repubblica Veneta, cioè. Ho sentito bene. Benissimo, urla come un dannato, io ripeto che è un untore. O un matto. Sì, è proprio un matto. Ed allora? In questo momento, Sua Eccellenza Illustrissima è assolutamente introvabile nel suo appartamento. Vabbè. Ed io ho purtroppo ordini severissimi. Sua Eccellenza Illustrissima la si troverà immediatamente e darà senz'altro disposizioni affinché Vostra Signoria Eccellentissima e Illustrissima. Scusi, scusi, se interrompo il suo poema, ma che cos'è questo tamburo? Ah, sì, è una cerimonia. Con un rullio di morte? Atteso qui a Milano, in mega roba la carrozza dell'ambasceria. Ma la carrozza è passata da non molto, brav'uomo. I matti e gli untori bisogna trattarli bene. Ca brav'uomo, un accidente, Vilmarano! Sono un'eccellenza! E dei birbanti mega lo sai in mezzo alla strada? Largo che mi aspetta a palazzo! Scusate, eccellenza, ma capirete, così... Fuggite!